Adagiato nella valle del torrente Valsecca, Roncobello è un importante centro turistico dell'Alta Valle Brembana. Situato a pochi chilometri da San Pellegrino Terme e a circa 47 chilometri da Bergamo, che ne è provincia. Collocato in un pianoro soleggiato, Roncobello è immerso in una ricca e variegata vegetazione, uno dei più suggestivi ed interessanti ambienti delle orodie brembane, tra pini e larici. Per raggiungere Roncobello, la strada che dovete fare è da partire da Bergamo per salire e prendere direzione per la Valle Brembana, dove si passa da San Pellegrino Terme e poi si raggiunge Roncobello a 48 km da Bergamo. Roncobello è situato nel Parco delle Orobie Bergamasche, Alta Valle Brembana, e ci troviamo al livello di 1000 metri sul livello del mare. Abbiamo una popolazione di 430 residenti, di cui 350 effettivi che vivono tutto l'anno, e la nostra attività principale sono, a parte il turismo per il periodo estivo, mentre molte persone scendono a valle proprio per il lavoro, per chi lavora nelle aziende intorno a Bergamo, piuttosto che a San Pellegrino, piuttosto che San Giovanni Bianco, e molti di noi sono impiegati sia in ospedale di San Giovanni Bianco come alla casa di riposo di Piazza Brembana. Mentre durante il periodo estivo ci sono alcuni alberghi in Roncobello dove ospitano dal mese di giugno al mese di settembre, che sono le aperture, e poi i vari negozi, bar e ristoranti. E poi abbiamo la partenza per le varie gite escursionistiche che possono servire, dove ci sono le partenze degli itinerari che vanno ai Laghi Gemelli, Lago Branchino, piuttosto che il Sentiero dei Fiori, all'Alpe di Arera, alla Cattedrale Vegetale, oppure al Bivacco dei Trepizi o Pietraquadra. Sul territorio sono presenti interessanti edifici religiosi, tra cui la chiesa di Santa Maria Assunta, a fianco alla quale sorge una graziosa cappella intitolata San Rocco. Meritevole di menzione è la chiesa della Madonna delle Valanghe, nella frazione di Capovalle, con il suo altare arricchito da una pala che raffigura la bocca dell'inferno in maniera molto suggestiva e forte. La graziosa chiesetta venne dedicata dagli abitanti alla Madonna della Neve per invocare protezione contro le valanghe, motivo a cui si riconduce anche la presenza nella chiesa di numerosi ex voto. Con una pianta a navata unica, l'edificio religioso custodisce un interno arricchito da pregevoli affreschi ben conservati. Intitolata ai Santissimi Pietro e Paolo Apostoli, è la chiesa parrocchiale di Roncobello, costruita tra il 1745 ed il 1775. L'elegante stile della facciata segue due ordini differenti, con statue nelle quattro nicchie e timpano regolare. L'interno
sorprende per l'abbondanza delle decorazioni e la profusione di affreschi ed ori elargiti con generosità. Molto ammirata è la tribuna dell'altare maggiore, in legno dorato, ad ordini sovrapposti, con colonnine tortili, pregevoli statuette nelle nicchie e lesene con statuette di angeli e fini intagli. Uno scrigno religioso affascinante che custodisce l'intera fede della piccola comunità ed in cui il visitatore può lasciarsi catturare e contemplare le numerosissime opere presenti anche all'interno della sacrestia. Interessante luogo di contemplazione religiosa è la chiesa di San Giovanni Battista, nella contrada Forcella di Bordogna. Costruita nella prima metà del XV secolo, la chiesa venne impreziosita da pregevoli affreschi ancora oggi ben visibili. Poco sopra di essa, sulla cima di un'altura, si conservano i ruderi di un antico castello. I lavori di rinvenimento ed analisi, finora eseguiti, hanno evidenziato mura perimetrali a pianta quadrata di notevole estensione e resti di una possente torre di circa 7 metri di lato. Sulla base dei documenti rintracciati, la costruzione del castello pare sia avvenuta per aggregazioni successive a partire dal XII secolo, con una primitiva struttura semplice e di ridotte dimensioni. Le località più apprezzate sono il Buco del Castello, dove gli speleologi vanno a visitare le grotte che si sviluppano per quasi 2 chilometri. E poi ci sono queste famose terrazze, si chiamano le Porte delle Cornacchie, dove c'è una vista verso la Val di Fondra, tra Branzi, Fondra e Trabuchello, oppure guardando verso valle si vede Piazza Brembana, Lenna, Valnegra. Oppure da qui si può andare anche alla Cornabuca, dove da qui è un anfratto dove al di sotto sono state posizionate anche da alcuni fedeli delle Madonnine in ricordo per grazia ricevuta per eventi particolari. E poi ecco, abbiamo il famoso nostro percorso Sentiero dei Roccoli, dove il roccolo era quello che dava sostentamento negli anni prima e dopo guerra, che in pratica si cacciava e si cacciavano i uccelli e poi venivano portati a valle, a Bergamo, nei ristoranti per fare la famosa polenta e uccelli. Un viaggio alla riscoperta dell'incredibile bellezza naturale che solo questo splendido borgo offre. Partendo dalla frazione Capovalle, è possibile percorrere la stradina che si addentra nelle pinete, immersi in una natura ancora incontaminata, tra il verde dei boschi, l'acqua di sorgenti e i laghi prealpini, fino a giungere alla baita del Grumello,
punto di partenza per diverse escursioni delle Orobie occidentali, adatte anche ad un turismo familiare. Con una vista che offre emozioni indimenticabili, sulle distese su cui in estate si pratica anche l'alpeggio. Percorrendo l'intera vallata, attraversando le piccole contrade e i loro suggestivi scorci, il visitatore attraversa numerosi sentieri in cui è possibile ammirare un bellissimo scenario naturale. Attraversato da piccoli fiumi che donano agli occhi del turista suggestivi scorci di luce e particolarissime cascate d'acqua, Roncobello si rivela all'ospite con uno scenario davvero mozzafiato che si apre con viste a perdita d'occhio sulle Prealpi bergamasche. Territorio da esplorare 12 mesi l'anno, Roncobello offre un ambiente suggestivo anche agli appassionati delle vacanze sulla neve, con la possibilità di cimentarsi nello sci di fondo grazie alle sue piste, di diversa lunghezza e difficoltà, che ne fanno un'importante località turistica invernale. Il nostro sci club è nato quando lo sci club Alta Valle Brembana, che era l'unico sci club presente in Alta Valle, si è sciolto per svariati motivi e su idea del vecchio presidente, che era Roberto Musati, abbiamo deciso di fondare un sodalizio per mantenere la disciplina del nostro paese, che era legata allo sci da fondo, e da lì è nato lo sci club Roncobello. Attualmente abbiamo una sessantina di tesserati fisi e lo scopo primario del nostro club è quello di formare i ragazzi, di portarli allo sci da fondo, soprattutto facendoli divertire. Se poi qualche ragazzo emerge per il nostro sodalizio, ben venga. E i ragazzi che frequentano il club sono circa una trentina, la maggior parte sono del paese di Roncobello e in più siamo riusciti ad allargarci. Abbiamo qualche ragazzo di Piazza Brembana, Branzi, scendiamo fino a Camerata Cornello e San Giovanni Bianco. E come club solitamente organizziamo due manifestazioni di sci da fondo a livello giovanile fino a spingersi ai seniores, che è l'assoluto. Per quanto riguarda la pista di fondo dove siamo in questo momento, presenta 3-4 anelli di varie difficoltà. Ce n'è uno da 1 chilometro, che è quello che vedete alle mie spalle, che è completamente illuminato e solitamente anche innevato, perché abbiamo l'innevamento artificiale. Poi ci sono altri 3 anelli di media e di difficile difficoltà, per un totale di 5 chilometri. L'incontro con i prodotti tipici permette di assaporare prelibatezze tradizionali a base di polenta e prodotti provenienti dalle montagne circostanti, come funghi e pregiate erbe aromatiche. Come primo piatto abbiamo dei pizzoccheri. Sono delle tagliatelle fatte con della farina saracena. Poi viene aggiunto delle patate, delle coste, formaggio di Branzi, che è una pasta morbida, e burro, salvia e aglio, e un po' di grana alla fine. Il secondo piatto sono delle tagliatelle fatte con ragù di cinghiale, timo e scaglie di grana. Si prepara un sugo con la polpa di cinghiale, alla fine si spadella, si mette un po' di timo fresco e scaglie di grana. Poi abbiamo i ravioli fatti in casa, sono fatti con una pasta d'uovo semplice, ripieni di carne,
conditi con burro, parmigiano e salvia. Secondo i piatti abbiamo dei bocconcini di vitello in umido con i funghi. Niente, vengono fatti normalmente in umido, si aggiungono dei funghi secchi e a piacere anche dei funghi porcini freschi verso fine cottura. Abbiamo uno stinco di maiale al forno, si cuoce al forno con un po' di odori, salvia, aglio, rosmarino, è accompagnato con della polenta taragna che si può vedere e sarebbe fatta con farina gialla e saracena. L'ultimo piatto è il brasato di manzo, è una carne di manzo fatta in umido, cotta con carota, sedano, cipolla, salvia, rosmarino e una cottura abbastanza lenta. Infine abbiamo dei funghi porcini trifolati, vengono semplicemente fatti con olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio e a fine cottura un po' di prezzemolo fresco. Tutti i piatti presentati sono comunque piatti tipici della tradizione locale. Elemento di indiscutibile fascino a Roncobello è presente il mulino di Baresi, Maurizio Gervasoni. Il mulino di Baresi ospita al suo interno una macina ed un torchio, grazie ai quali i contadini di un tempo potevano lavorare il loro raccolto in modo da ottenere farina ed olio. Piccolo gioiello dei Monti Bergamaschi, il mulino di Baresi è l'unico sito del Fondo Ambiente Italiano della Valle Brembana, organizzazione che si è occupata del restauro e della manutenzione che hanno consentito a questo piccolo opificio di ritornare a rivivere. Io invito tutti a venire a Roncobello, a visitare Roncobello, ma proprio per la tranquillità che noi possiamo offrire. Infatti Roncobello è meta di tanti proprietari di seconde case, soprattutto nella zona milanese, ma perché vengono a ricercare qui da noi quella che è la nostra tranquillità. Un viaggio alla scoperta di un territorio ricco di bellezze naturali e di sapori, dove il turismo non ha alterato l'originario aspetto del paese, coniugando la possibilità di offrire indimenticabili soggiorni in un paesaggio inalterato e così originale.